Ciao a tutti. Ciao a tutti, io sono Alessia e oggi siamo qui per indagare di nuovo sull'hacker. Scusate se mi sentite parlare così, ma sto molto male, infatti oggi non sono andato neanche a scuola e penso che non ci andrò neanche domani. Però ieri mi è successo. Basta. Ieri, basta. Basta. Ieri mi è successo una cosa abbastanza strana. Ero con Desiree, stavo giocando e sì, l'hacker è venuto a rompermi. Parte che è la prima volta che ci siamo incontrati, praticamente lui mi parlava perché mi diceva che io ero una youtuber bravissima e che mi amava, quindi lui ha detto che mi ha fatto spaventare solo perché si vuole fidanzare con me e che se io non mi fidanzavo con lui mi hackerava proprio la vita. Io adesso sono qui per indagare perché sono almeno il triste di questo accaduto, perché voglio durare la mia vita normale e basta. Spero che non veda questo video, perché se lo vedo, se lo vede, sono dei casini, sono cavoli miei. Allora, ecco, prima di tutto non so perché si è fatto verde, no? Però sto indietro a me, speriamo di no. About Ali, alias, boh. Comunque, come vedete, ha solo me come friend. E appena gli tolgo un'amicizia, se lui me la manda un altro, no, che ha fatto? No, no, no. Vabbè. Appena gli do l'amicizia, appena lui me la manda, mi si accetta da sola. Quindi è davvero un bel problema. Me l'ha detto lui ieri, che mi si accettava da sola. Gli faccio comparire un po' qui sullo schermo alcune immagini di ieri, quando noi ci siamo incontrati. Però ho capito che è online solo quando io lo sto registrando, soltanto quando, perché lui sa che gli faccio video e lui penso che sappia che facendo questi video contro di lui, e penso che sa quando registro e quando no, quindi in pratica non si vuole far vedere in video, almeno penso. Bene, ora vi racconto tutto l'accaduto. Prima di tutto chiudiamo casa. Ma tanto non mi verrà a cercare perché non c'è. Sa che io registro, non vuole essere ripreso. Ma a sua insaputa ho fatto delle foto. Quindi vi posso far vedere anche com'è. Infatti penso che sia lui a cancellarmi tutta la galleria, perché avevo una foto che sicuramente avrei postato su YouTube. Quindi penso che me l'abbia cancellata per un motivo. Che se è un po' una che da tutti i posti praticamente, penso. Comunque vi racconto, praticamente ieri, come tutti voi ben sapete, si è bloccato Roblox, cioè si è bloccato Dopamine, nel senso che non so se volevano fare un aggiornamento o qualcos'altro, ma non si poteva giocare, c'era il simbolo del blocco invece di quello del play per giocare praticamente. Io sono andata su Mipsidi perché questo qua era online, il mio hacker era online e pensavo che mi voleva parlare da qualche parte, visto che Adopt Me era bloccato. Sono andata su Mipsidi, che è un gioco molto simile ad Adopt Me, dove beh, si fanno, è molto meno elaborato di Adopt Me, però ci assomiglia, ecco. E beh, sono uscita da Mipsidi perché vedevo che non c'era e si è risbloccato dopo pochi secondi. Quindi sono entrata e mi sono trovata sto divo qua che voleva parlarmi. Infatti gli ho chiesto molte cose, gli ho chiesto se era stato lui a bloccare la Dopmi, mi ha detto di no, però io penso che mente. E gli ho chiesto anche perché voleva, cioè, cosa voleva da me? E mi ha detto stare un po' con te, con la faccina che sorrideva. Quindi io sinceramente non so come può essere questa cosa. Sono
anche davvero molto molto spaventata. E spero che si toglierà presto dalla mia vita, anche perché ho pensato di trasferirmi tutte queste belle cose che ho in un altro account che ho creato apposta per le emergenze, anche se mi sono completamente scordata la password e il nome. Il nome lo so perché lo recupero nel mio TikTok, che ho fatto il video. Se mi potevano regalare qualcosa perché avevo un account nuovo. Adesso, se mi succede ancora qualcos'altro con quest'hacker, se mi succede qualcos'altro è di grave. Io prendo tutta questa mia bella roba e la metto nell'altro account. Scusate, ma sono un po' in ansia. La metto nell'altro account che altro di solito viene sempre. Questa cosa viene sempre verso dalle 6 alle 9, una cosa del genere, perché mi pare che la prima volta che l'ho incontrato è stata alle 6 e da lì non l'ho più visto. E si è fatto vedere ieri verso le 8 e abbiamo finito alle 9. Quindi in pratica non so se è proprio un orario che deve venire in sera, praticamente in serata. Non lo so veramente, io mi sto cagando addosso, sinceramente. Ieri io e Desi eravamo lì e ho detto io vado lì a parlargli, ho detto vieni con me, ho detto no, io mi sto cagando addosso, non vengo. Quindi praticamente siamo anche molto spaventate. Vorrei fare una live e conducere qualche indagine, però sinceramente nel mio telefono non mi fa fare le live. Ho un qualche problema strano di connessione tra YouTube e l'app per le live, oppure se funziona l'app non mi fa vedere la chat. E io di solito le live le facevo dal mio tablet, però il mio tablet non ha né credito né connessione in giga in generale, quindi non posso farlo da lì. Il che è un bel problema perché non so sinceramente veramente cosa fare e non so come riuscire a fare una live. Scusate, ma stanotte ho dormito veramente poco e sono stanca, anche perché sto male. Quindi allora io non ho proprio idea di chi sia lui nella vita reale, di quanti anni abbia, eccetera. Ma sappiamo molto bene il suo nome. Ora ve lo scrivo in chat così potete memorizzarlo. Questo è il suo nome. Ve lo metto qui così. No, non c'è quello spazio nella R. Fatemi vedere un attimo se lo fa da solo lo spazio nell'aereo. Sì, lo fa da solo. Beh, comunque questo è il suo nome. Se dovete cercarlo su Roblox, se siete dal computer bene, cercatelo come player. Se siete dal telefono, fate come ho fatto io nei primi minuti del video. L'ho cercato e poi sono andata su player. Cerca come player praticamente. Voi dovete segnalarlo così questo qua si becca 3.000 segnalazioni e così quelli che hanno creato Roblox possono togliere il suo account perennemente da Roblox, così che non possa più giocare e fare del male a qualcun altro. E mi raccomando, segnalate anche lui. Segnalate anche Mister Mistico, che è un altro hacker molto molto famoso. È anche molto molto pericoloso, che io sinceramente non l'ho segnalato, l'ho solo seguito perché sinceramente già non voglio segnalarlo perché già con l'hacker che ho, non so, i due nomi sono simili, Mister Mozzarella e Mister Mistico, magari non lo so, fare un'alleanza, una cosa del genere, non lo so, veramente non mi voglio prendere questo rischio. Se voi siete abbastanza coraggiosi, per favore salvatemi perché voglio ritornare avere una vita normale, non voglio questo peso sulle spalle finché crepo. Quindi spero che mi darete una mano, spero che non mi succeda più niente di brutto e noi ci vediamo in un prossimo video.
Ciao ragazzi.